Buongiorno agli amici di Ante.it, iniziamo la giornata con un ospite illustre, anche perché cerchiamo di svariare in ogni campo, cultura, politica, amministrativa, sport, ma quest'oggi abbiamo un personaggio che giustamente per la prima volta si è scomodato da Ascoli a venirci a trovare, il presidente Piceno Cassa, Sergio Lagana. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, per noi è un onore averla qui ai nostri studi, anche perché cerchiamo un po' di prendere poi i vari personaggi che abbracciano il nostro Piceno, quindi lei è uno dei tanti. Allora le chiedo subito, insomma, ci presenti la Piceno Cassa, anche perché non tutti sono, noi cerchiamo sul nostro sito di svariare tutti gli argomenti, però non tutti sono ferrati anche su questo, sul suo in particolar modo. Prego. Allora, la Piceno Gas Vendita è una società nata nel 2003 a seguito della trasformazione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, che era gestito dal comune di Ascoli Piceno in forma diretta. Si è trasformata a seguito del decreto Letta in società a responsabilità limitata e da una gestione del mercato in regime di monopolio è passata a una situazione di regime di libera concorrenza. Pertanto quindi la propria attività è andata oltre i propri confini comunali e spingendosi fino al territorio compreso tra Ascoli, San Benedetto del Tronto, Giulianova e Terme, il quadrilatero, il famoso Marcuzzo. Certo. Ecco, le chiedo perché diciamo un utente dovrebbe scegliere la sua azienda. Allora, la Piceno Gas, essendo una società di capitale pubblico, ha delle finalità sociali, di conseguenza ha tariffe più basse, ha servizi molto convenienti e favorevoli per l'utente e nello stesso tempo per le attività sociali che svolge nel territorio di riferimento. Quindi ecco, mi sta facendo capire che l'economicità delle tariffe è abbastanza, insomma, alla portata di, diciamo, di tutti, quindi ha qualcosa in più rispetto alle altre. Sì. E noi siamo, per quanto riguarda l'economicità delle tariffe, siamo usciti con una di recente con una promozione del 10% sullo sconto della QMEM, che sarebbe la quota della tariffa di vendita, perché voi sapete che le tariffe sono comprensive sia dei servizi di vendita che servizi rete e che ci sono anche le accise, l'Arisgam e l'IVA, che rappresentano la quota fiscale. La quota fiscale rappresenta il 32%, il 50% sono le quote relative alla distribuzione e invece la vendita rappresenta il 50%. E noi facciamo uno sconto del 10%, che è uno sconto molto significativo. Specialmente in questo periodo. È significativo. In termini assoluti sono qualche decina di euro, però è molto... poiché il differenziale fra l'acquisto e la vendita del gas è proprio un differenziale esiguo, il 10% è abbastanza elevato. Rilevante. Presidente, e i servizi che riesce ad erogare la Piceno Gas, quali sono? Sì, la Piceno Gas ha molti servizi. Allora, innanzitutto è presente capillarmente nel territorio, questo quindi l'utente non ha problemi di call center, di certo, avere un contatto, certo, con un call center, ma siamo presenti in tutto il nostro territorio, ad Ascoli Piceno, a San Benedetto del Tronto in Galle De Gasperi, ad Alba Adriatica, a Giulianova, a Torano, a Maltignano. Siamo presenti anche ad Uffida e adesso saremo presenti anche a Comunanza. E quindi in ogni parte dove agiamo apriamo un punto. Questa è la cosa più importante, proprio il contatto diretto dell'utente con l'azienda. Poi sono tutti servizi informatici con un sito web
quindi la possibilità anche di pagare le bollette in diversi modi, sia con i bonifici bancari, certo, portati, certo, certo, attraverso RID, carta di credito. E poi saremo presenti fra poco anche su Twitter e su Facebook, quindi una presenza abbastanza capillare sul territorio. E poi la consulenza per qualunque problematica, naturalmente una consulenza gratuita, su qualunque problematica che possa avere l'utente in materia di allacci. Certo, 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 certo. Ecco, la cosa importante, chi passa con noi, lo switch, ecco, è totalmente gratuito, a parte l'imposto di bollo, il resto non facciamo pagare assolutamente nessun altro diritto. Ecco, ci sono attività sociali che rientrano nel progetto del Piceno Gas Vendite? Sì, come ho detto prima, la Piceno Gas, essendo una società a capitale pubblico, ha finalità sociali, certo, reinveste il proprio utile, certo, nel territorio. Attraverso anche delle forme sociali, noi siamo molto interessati e dedicati ai problemi dei giovani, e abbiamo quindi stiamo cercando di dare assistenza ai giovani per quanto riguarda, e quindi indirizzarli per il risparmio energetico. Abbiamo aderito a diversi progetti fatti dalle scuole. L'anno scorso siamo stati qui a San Benedetto, poi a Grottammare, ad Ascoli Piceno, quindi sempre con questa finalità di divulgare. Ovviamente ci sono dei costi che noi sosteniamo per questo, però sosteniamo volentieri proprio per educare il giovane, perché il giovane è l'utente di domani. Poi dopo il giovane è importante, che il giovane riporta dentro casa queste cose. Certo, c'è il passaparola. È il passaparola, e quindi i genitori seguono attentamente come... Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Un'ultima domanda che giustamente è stato molto sintetico, riepilogando l'attività che svolge, però visto che questo ente esiste dal 2003, c'è un sogno nel cassetto che lei ha da qui a qualche tempo? Allora, innanzitutto è dal 2003 come società, sì, però sono 40 anni che abbiamo sempre svolto l'attività, dopo è cambiata la forma. Certo. Poi sempre nell'ambito sociale, noi quest'anno ci siamo dedicati anche allo sport, e siamo sponsor di maglia della sponsor tecnico della squadra Berretti dell'Ascoli. Sì, la seconda squadra. E è qui a San Benedetto, dal Porto d'Ascoli, la squadra giovanile. E quindi adesso siamo sempre attenti a queste, sempre è l'importante che le attività siano rivolte anche perché giovani. Presidente, le rubo questa battuta, partendo dai giovani, l'esempio sta facendo lei con le scuole, anche il giovane che ha una diversa educazione tramite lo sport può essere un buon traino per arrivare, insomma, all'apice, a quello che è la sua azienda. Presidente, noi la ringraziamo, è stato un onore averla qui, con l'augurio di rivederla, risentirla, anche per quelle che sono le varie progettualità che porta avanti di giorno in giorno. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie.